Oggi parliamo di equazioni con il valore assoluto. Partiamo dal primo caso, quindi dal primo tipo di equazioni, quindi modulo di f di x è uguale a k. Allora, se k è minore di 0, quindi questa scrittura, modulo di f di x uguale a k, non ha soluzioni. Perché? Perché f di x è una quantità positiva, mentre k è negativa e quindi queste due quantità non possono essere uguali. Se k invece è maggiore di 0, allora questa scrittura ha come soluzioni f di x uguale k unito con f di x è uguale a meno k. Invece, se k è uguale a 0, modulo di f di x uguale a k ha come soluzioni i valori per i quali f di x si annulla. Allora, facciamo degli esempi, quindi modulo di x più 1 uguale meno 3. Quindi meno 3 è impossibile e quindi questa scrittura qua è impossibile. Modulo di x più 2 uguale a 0, invece dobbiamo prendere f di x, cioè x più 2, e metterlo uguale a 0, quindi x uguale a meno 2. La terza è x meno 3 in modulo uguale a 5. Quindi le soluzioni sono date dall'unione di f di x uguale a 5 unito con f di x uguale meno 5, quindi praticamente queste due qua. Quindi risolvendo la prima otteniamo che x è uguale a 8 e questa è unita sulla soluzione a x uguale a meno 2 che è la soluzione di questa funzione qua, di questa equazione qua. Altro tipo di equazioni con modulo. Quindi abbiamo modulo di f di x uguale g di x. Quindi le soluzioni di questa equazione sono l'unione di questi due sistemi, cioè l'unione delle soluzioni di questi due sistemi. Allora, il primo sistema è composto da f di x maggiore o uguale di 0 e f di x uguale g di x. Cioè l'equazione senza il modulo, unito con f di x minore di 0 e la seconda equazione sarebbe questa senza il modulo e con f di x preso con il segno negativo. Oh, quindi facciamo un esempio, questo è il testo dell'esempio, modulo di x più 1 uguale 2x. Quindi impostiamo i due sistemi in base a questi due qua, quindi f di x è x più 1 e g di x è 2x, costruiamo due sistemi che sono questi e adesso li risolviamo, quindi otteniamo x più 1 maggiore di 0 diventa x maggiore o uguale di meno 1 e invece x più 1 minore di 0 è x minore di meno 1, quindi la seconda equazione diventa x uguale 1. No, la prima equazione è x uguale 1, la seconda è x uguale meno un terzo. Adesso come si risolvono questi sistemi? Qua abbiamo un intervallo x maggiore o uguale di meno 1. X uguale 1 è compreso in questo intervallo? Sì, perché x uguale 1 è più grande di x uguale meno 1 e quindi è compreso in questo intervallo. Invece x uguale meno un terzo è più grande di x uguale meno 1, quindi non appartiene all'intervallo x minore di meno 1. E quindi questo sistema è impossibile. Invece questo è possibile ed è uguale a 1 la soluzione, quindi 1 unito a insieme vuoto è sempre 1, quindi la soluzione dell'equazione è 1. Ok. Adesso esaminiamo quest'altro tipo, quindi modulo di f di x uguale a modulo di g di x.
Le soluzioni sono date dall'unione delle due equazioni, quindi if f di x uguale g di x e f di x uguale meno g di x. Ok, facciamo subito un esempio, quindi è modulo di x uguale a modulo di 2x meno 1. Quindi abbiamo, in base a queste, f di x uguale g di x e f di x uguale meno g di x, quindi in base all'unione di queste due equazioni, abbiamo x uguale 2x meno 1 unito a x uguale meno 2x più 1, quindi sono le due funzioni unite. Naturalmente al posto di f di x c'è x e al posto di g di x c'è 2x meno 1. Quindi la soluzione è x uguale 1, che è la soluzione di questa, unita a x uguale 1 terzo, che è la soluzione di quell'altra. Quindi l'unione delle due soluzioni mi ridà 1 terzo e 1. Queste sono le soluzioni di questa, cioè della soluzione, cioè dell'esercizio. Queste sono le soluzioni di questo esempio qua, che naturalmente, lo ripeto, è un tipo di queste equazioni qua, quindi modulo di f di x uguale modulo g di x. Allora, adesso parliamo di equazioni con più valori assoluti. Allora, partiamo subito con un esempio. Modulo di x più 2 per modulo di x più 1 uguale meno 2x più 3. Ok, quindi prima cosa che si fa? Bisogna vedere quali sono i moduli e studiarne il segno. Quindi il primo modulo è il modulo di x. È facile studiare il segno, quindi è x se x è maggiore, uguale di 0. Invece meno x se x è minore di 0. L'altro valore assoluto è x più 1, che è x più 1 se x è maggiore o uguale di meno 1, mentre è meno la parentesi x più 1 se x è minore di meno 1. Ok, adesso prendiamo diciamo, i valori dei due studi del segno, quindi di questo e questo. Prendiamo questi valori e li mettiamo in una tabella. Allora, il modulo di x ci dice che per le x maggiori di 0 abbiamo soluzioni positive, infatti io ho messo una linea continua. Invece per le x minori di 0 ho messo una linea tratteggiata. Per x uguale, cioè per valore assoluto di x più 1, ho messo per le x maggiori di meno 1 la linea continua perché abbiamo soluzioni positive. Mentre per le x minori abbiamo messo linea tratteggiata, cioè soluzioni negative. Ok, adesso con questa tabella otteniamo tre diverse zone, quindi x minore o uguale di meno 1, x compreso tra 0 e meno 1 e x maggiore o uguale di 0. Quindi sono tre zone diverse. Trovare la soluzione significa vedere le soluzioni che otteniamo dalle equazioni dopo aver sostituito i valori assoluti, quindi i segni di valori assoluti, quindi trovare queste soluzioni, confrontarle con le zone e vedere se le soluzioni sono accettabili o no, cioè se appartengono o no alla zona. Allora, cominciamo subito e studiamo la prima zona, x minore di meno 1. Allora, per x minore di meno 1 abbiamo
il modulo di x è negativo, quindi vedi, il modulo di x più 1 anche, quindi dobbiamo cambiare di segno a tutti e due i moduli. Quindi prendiamo il testo, che è questo, cambiamo il segno ai moduli secondo questa scrittura qua e otteniamo una equazione di primo grado. Quindi la risolviamo e otteniamo un risultato, x uguale meno 5. Il risultato va confrontato con la zona in cui ci troviamo. Quindi la zona è x minore di meno 1. X è meno 5, è minore di meno 1? Sì. E quindi il risultato è accettabile. Seconda zona, meno 1 è 0, quindi x è compreso tra meno 1 e 0. Quindi si fa la stessa cosa, si prende il testo, si sostituiscono i segni e i moduli per meno 1 0, modulo di x è negativo, x più 1 è positivo. Quindi sostituendo otteniamo un'equazione di primo grado che viene risolta. Il risultato è un terzo e adesso un terzo va confrontato con questo risultato va confrontato con la zona in cui ci troviamo. Quindi è la zona tra meno 1 e 0. Un terzo è più grande di 0, quindi non fa parte di questa zona e quindi la soluzione non è accettabile. Ok, andiamo alla terza zona. Quindi è x maggiore uguale a 0. Quindi questo è il testo, sostituiamo i segni sono positivo e positivo, tutte e due, quindi si rimette il testo così com'è, si risolve e si ricava la x e abbiamo che x è un quinto. Un quinto è maggiore o uguale di 0 e quindi è accettabile. Quindi a questo punto non ci rimane che riassumere quali soluzioni sono accettabili o meno. Quindi abbiamo detto meno 5 sì, un terzo no e un quinto sì. Quindi la soluzione finale è meno 5 e un quinto. Qua ho sbagliato a scrivere, viene con il segno opposto, quindi è un quinto e meno 5 sono le soluzioni finali dell'equazione. Grazie.